Conclusione, ritengo che non dobbiamo dare troppo ascolto a questi luminari dovranno fare le loro riflessioni, i loro studi nei consessi giusti e uscire con la popolazione con affermazioni quando sono comprovate. Ogni scienziato dietro a sé c'ha un interesse di visibilità, un interesse di casa farmaceutica, un interesse di qualcosa, per cui diventa difficile credere a tutto quello che ci propinano. Di certo il dopo sarà gestito da grandi gruppi economici che faranno affari e ci terranno come popolazione magari sottomessi. Ecco, noi dobbiamo cercare di fare e di reagire a questo tentativo di sottometterci e di renderci tutti uguali, praticamente annientandoci nel pensiero. No, noi cittadini liberi dobbiamo continuare a pensare, dobbiamo continuare a valutare, a relativizzare e dobbiamo assolutamente non farci imbacuccare da tutte le teorie di dottori, di scienziati, di politici, di tutti che quando parlano dietro a loro ci sono degli interessi, che studino gli scienziati e quando hanno qualcosa di concreto, di vero e di veramente comprovato, allora si dica alla popolazione il problema risolto, abbiamo un antidoto a questo virus. Altrimenti è meglio stare silenzio e c'era qualcuno che diceva un buon silenzio non fu mai descritto. Certamente si allenterà il tutto rischiando magari maggiori contagi. Ormai stiamo sentendo tanto, tantissimo da parte di dottori, scienziati, che dicono di tutto e di più, dicono di tutto e il contrario di tutto, creano confusione nella gente che non sa più cosa fare e hanno il risultato di far credere che il coronavirus sia una stupidata. Quando sento chiamare da alcune persone morti fasulli, mi si rabbrividisce il sangue. I morti sono veri, che poi siano con il coronavirus o per il coronavirus fa sicuramente differenza, ma relativizzare il sistema non è il miglior approccio possibile. Stiamo parlando di un governo che ha speso 1 miliardo per salvare capra e cavoli, stiamo parlando di cittadini che rischiano di perdere il posto di lavoro o comunque di essere più poveri ancora. Stiamo parlando di situazioni disperate, di piccoli imprenditori che rischiano di perdere. E poi sentiamo questi scienziati seduti sulle cattedre a 10-12 mila franchi al mese che dicono sempre la loro, diversa l'uno dagli altri. Io ho imparato nel mio passato di chimico di sapere che la scienza è una, che la matematica è una e che non è filosofia. La medicina ha ancora molto da imparare. Di certo tutti hanno una piccola verità. Sono tutte delle grandi verità, ma queste verità vanno relativizzate e razionalizzate. È chiaro che quando uno dice è una stupidata, mette sicurezza alle persone perché davanti c'è dottor, professor, illustrissimo, accademico. Ma mettiamoci nei panni della gente che da 2 mesi sta a casa, che assolutamente ha poche entrate, che ha una famiglia da mantenere, dunque è molto preoccupata per il domani, dunque anche la loro facoltà di pensiero è diversa, per cui tutto diventa più difficile e questi pareri creano solo confusione.